Ciao agli amici di Beppe Grillo, io sono Ferdinando Imposimato, ex senatore che ha fatto parte della Commissione parlamentare antimafia e fin dal 1992 mi sono occupato dell'alta velocità, perché l'alta velocità in Campania è stato un fattore di destabilizzazione e di inquinamento della democrazia. Dal momento che appena sono iniziati i lavori dell'alta velocità, le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno cominciato a mettere bombe per scoraggiare tutte le imprese sane della Campania e di altre regioni d'Italia. Quando sono stato incaricato di fare un'inchiesta sulla criminalità in Campania, ho preferito concentrare l'attenzione sull'alta velocità. Ho incaricato polizia, carabinieri, guardia di finanza per sapere quali erano i rapporti tra l'alta velocità e le imprese della criminalità organizzata e tra i politici che avevano rapporti con la criminalità organizzata. E a distanza di circa un anno da queste domande che io ho fatto a organi specializzati della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, è venuta fuori che questa opera pubblica costava 100 volte più di quello che era il prezzo speso per realizzare l'opera. Non solo, ma si è accertato che molte grandi imprese non facevano assolutamente nulla, ma si prendevano le tangenti del 30-40%, e queste imprese erano proprietarie di grandi quotidiani, di grandi giornali, come per esempio il Corriere della Sera, come il Messaggero, come il Mattino. Per cui io ho raccolto attentamente tutti questi dati e mi sono accorto che lo Stato pagava per questa alta velocità, che io ritenevo assolutamente inutile dal momento che per il viaggio tra Roma e Napoli si riduceva il tempo di percorrenza dello spazio di 10-15 minuti, mentre si pagavano migliaia di miliardi, io ho fatto una relazione che ho presentato nella commissione per discuterla. Purtroppo era venuto fuori attraverso questa inchiesta che erano coinvolti non solo politici di destra e di centro, ma anche politici di sinistra. Ma grande è stato il mio imbarazzo, però io non ho potuto fare a meno di denunciare i fatti come erano, senza rispetto per nessuno, nel senso che non potevo, pur essendo stato eletto nelle file della sinistra come indipendente, non potevo assolutamente trascurare la partecipazione a quest'opera di corruzione e anche di collusione con la criminalità organizzata di tutti i politici che mi erano stati indicati dalla Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia. Quindi è successo che io sono andato a discutere questa relazione e mi sono trovato completamente isolato, perché tutti gli antimafia che facevano parte della commissione non partecipavano alle sedute. Questa relazione non è mai stata discussa, io l'ho potuta presentare per qualche seduta della commissione parlamentare antimafia, ma non c'è stato né un voto di approvazione né un voto di astensione, perché nel frattempo è accaduto un fatto molto grave: si è sciolto il Parlamento nel 1996 o 97. Io mi sono accorto che questo scioglimento del Parlamento era probabilmente dovuto al fatto di non votare questa mia relazione. Allora sono stato costretto a scrivere un libro nel quale ho riprodotto esattamente ciò che era avvenuto nella Commissione antimafia e nella quale ho denunciato lo sperpero del pubblico denaro per un'opera pubblica che io ritenevo assolutamente inutile
E questa mia denuncia venne completamente ignorata dagli organi di informazione nazionali, però venne presa in esame dagli organi di informazione internazionali come quelli inglesi, quelli francesi, quelli tedeschi, e per la verità devo dare atto alla Radio Radicale di avere per circa 2 mesi riportato pezzi di questa denuncia che avrebbero dovuto comportare almeno una querela, una denuncia. Invece l'unica conseguenza che si è verificata è che io non sono stato eletto alla legislatura successiva, ma io di questo sono orgoglioso, perché poi è risultato che la criminalità organizzata si è messa contro di me. Ci sono state delle intercettazioni fatte dai giudici di Napoli, e queste intercettazioni hanno captato delle conversazioni tra i casalesi che dicevano che Imposimato doveva essere combattuto, e quindi io non ho potuto continuare la mia battaglia, perché poi questa mia relazione è stata definitivamente insabbiata nelle legislature successive. Quando oggi si parla del debito pubblico che è cresciuto notevolmente, questo debito pubblico ha le sue ragioni in opere come quella dell'alta velocità, che è costata alla collettività 300.000 miliardi, senza che vi sia alcun beneficio e senza che vi sia alcuna responsabilità da parte dei cittadini, i quali devono pagare questo debito pubblico. Ma il discorso si può estendere a molte altre opere pubbliche nelle quali lo scopo principale non è quello di fare qualche cosa utile alla società, ma è quello di vedere, di fare imbrogli, di guadagnare tangenti, di fare un favore a organizzazioni criminali che poi in cambio danno i voti. Io sono stato contrario all'alta velocità fin dal 1993-94, quando mi pare sia sorta l'infelice idea di fare quest'opera pubblica. Addirittura sono venuti anche dall'estero a farmi delle domande alcuni giornalisti, i quali mi hanno detto che in altri paesi quest'alta velocità costava molto di meno di quello che costa in Italia. E per quanto riguarda la Val di Susa, io sono del parere che non è giusto distruggere un ambiente meraviglioso solamente per consentire ai treni merci di passare attraverso la Val di Susa e distruggere quella che è la quiete, la serenità e la pace e la bellezza di un ambiente, di un territorio che non è solamente patrimonio dei valsusini, ma è patrimonio degli italiani e dell'Europa e di tutta l'umanità. Ho cercato di fare un'indagine in maniera obiettiva, tant'è che mi sono rivolto agli organi investigativi dello Stato e mi sono rivolto ai magistrati. Ho preparato 24 domande precise, senza fare riferimento a nessuno. Ho detto: accertino gli organi investigativi della Guardia di Finanza quali sono i risultati dell'alta velocità, quali sono i vantaggi, quali sono le spese, quali sono le imprese, quali sono i contatti eventuali delle imprese coinvolte nell'alta velocità con la criminalità organizzata e con uomini politici, e qual è il costo effettivo. E quello che mi ha molto colpito è che mentre l'alta velocità costava molto, dall'altra parte c'erano operai che facevano scioperi perché non venivano pagati e che lavoravano in nero. Io parlo degli operai che lavoravano nella Campania, nel Lazio, cioè nella tratta Napoli-Roma. Ovviamente questo discorso poi si è esteso anche ad altre parti dell'Italia, perché io sono andato anche a Firenze e sono andato a vedere insieme con la richiesta e con il sostegno di IDRA, questa associazione che a Firenze si batta contro l'alta velocità, quali erano i risultati. Anche lì c'era l'infiltrazione della mafia, della camorra, e c'erano delle spese sproporzionate e soprattutto si distruggeva e si metteva in pericolo la sicurezza delle persone attraverso dei trafori che andavano a ledere ambienti che erano patrimonio dell'umanità. Quindi io credo che, senza esagerare, all'epoca io non ero un black bloc, fino a prova contraria sono stato un magistrato che si è battuto con le sue misere forze, e sono nettamente contrario all'alta velocità in Val di Susa, perché
ritengo che in quella zona si riprodurrebbe, se dovesse essere realizzata, la stessa situazione che io ho riscontrato assieme a diversi altri collaboratori nel centro e nel sud e nel nord dell'Italia, cioè arricchimento, tangenti, distruzione dell'ambiente e vantaggi minimi. Non solo, ci sarebbe questa dilatazione del debito pubblico che poi verrebbe addossata ai cittadini. Quindi noi dobbiamo calcolare tutte le conseguenze, non solo quella del rispetto dell'ambiente, ma anche che noi non siamo in condizione di fare un'opera che sarebbe devastante e che comunque di cui non vedo i risultati concreti. Questa opera può essere fatta al nord del Piemonte e non ci sarebbe nessun effetto negativo, ma anzi sarebbero degli effetti positivi, perché oltretutto ci sarebbe uno sviluppo turistico ma anche economico di tipo diverso. Ho saputo da altre indagini che ci sono queste montagne dove c'è anche il rischio dell'amianto, sostanze cancerogene che verrebbero messe alla luce del sole, che potrebbero danneggiare seriamente la salute dei cittadini. Quindi io mi permetto di esprimere la mia modesta opinione, che è quella di netta contrarietà alla alta velocità nella Val di Susa e in tutta la zona nord dell'Italia.